Allora, l'argomento è la sapienza che scende, discende dall'alto ed è un piccolo insegnamento, stasera eh, l'ho voluto, voluto dare un insegnamento un po' più breve proprio per eh, fare in modo che non possiamo impiegare troppo tempo, è un insegnamento che mi risulta che ho dato tanto tempo fa, il 3 febbraio 1998. Quindi, 17 anni fa, se non sbaglio, no, sono 17 anni. Come vedete la parola di Dio non tramonta mai. È vero? La parola di Dio rimane sempre stabile, in perpetuo. Per cui anche insegnamenti che vengono eh, proposti successivamente, forse ci sarà qualche motivo più di approfondimento negli anni. Il Signore fa sì che noi possiamo apprendere di più, ricevere qualche cosa in più. Ma soprattutto vediamo, l'abbiamo visto anche nei servitori che ci hanno preceduto, ci sono servitori che hanno lasciato un, qualche cosa di scritto e ci siamo quasi meravigliati a dire, ma è come se non fosse, non è cambiato niente. Quegli insegnamenti sono rimasti, mi riferisco in modo particolare a un pastore che voi non conoscete, pochi l'hanno conosciuto, il pastore Roberto Bracco, che ha lasciato tanti... Eh, scritti anche se non ha avuto una diffusione come avrebbe meritato la diffusione però quando andiamo a vedere questi scritti ci rendiamo conto che il Signore l'ha guidato e che non è cambiato praticamente niente quegli insegnamenti rimangono insegnamenti validi e anche questo io spero piccolo che sia eh, qualcuno l'ha definito diciamo leggero ma profondo eh, eh, qualcuno che è un pastore di che abbiamo parlato poco fa, leggero ma profondo. L'importante è che, che rimanga leggero per quello che è la nostra posizione, eccetera, e che rimanga profondo per quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Voglio sentirvi dare un gloria a Dio prima di iniziare, anche perché quello che stiamo facendo verrà registrato, non, vi, non diamo la dispensa, c'è sempre eh, quell'intenzione di poter poi pubblicarlo sarà un mio testamento spirituale il giorno che non ci sarà ai posteri l'ardua sentenza. Amen. E allora il passaggio biblico è quello di Giacomo, epistola del, di Giacomo al capitolo 3, sono alcuni versi dal 13 al 18, questo ve lo dovete se volete segnate, poi lo potete anche approfondire a casa. Amen. E allora entriamo subito in quello che è l'argomento. Questo passaggio biblico dice, chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia o spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattivazione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, ripiena di misericordia e di buoni frutti, imparziale. Senza ipocrisia il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. E questo è il passaggio biblico che diciamo che è molto sostanzioso e io lo tratterò e eh, lo tratto nella maniera più semplice, ma è sostanzioso perché perché se volessimo approfondirlo proprio in una certa maniera certamente sarebbe molto più lungo. E allora ci sono alcune considerazioni che sono scritte, ma ovviamente che il Signore ancora in questo momento confida nella guida del suo Santo Spirito. Come sempre il mio desiderio non è quello di essere l'oratore, ma è quello di poter essere quel servitore che può portarvi all'ammaestramento. Devo sempre sottolineare il termine ammaestramento e spero che anche i servitori presenti, i pastori, lo comprendano e comprendono meglio questo significato, perché qualcuno può dire, ma non è lo studio biblico, lo studio biblico si presenta ancora sotto un altro aspetto diciamo una parte culturale ma direte anche culturale anche ovviamente anche questa parte ma la differenza fra l'ammaestramento e lo studio biblico e l'insegnamento diciamo ancora tocca anche la parte vera e propria della cultura per cui il maestro è Gesù vero? cioè che sta a significare? sono quegli insegnamenti elementari elementari non significa che sono eh, così, eh, insegnamenti casuali o che, che contano poco, no, elementari sta a significare che sono insegnamenti, ammaestramenti che sono e devono essere incamerati nel cuore di ognuno di noi perché noi conosciamo il Maestro Gesù come ha insegnato durante il suo ministero terreno durato circa tre anni, veramente è durato anche prima dei tre anni. E ricordiamo che Gesù in mezzo ai dottori eh, ammaestrava, è vero, eh, non era diciamo, della, diciamo di quello che era l'insegnamento rabbinico all'epoca, ma sappiamo che Gesù ha dato, e eh, eh, lui è il nostro divino maestro, perché questa parola è la parola di Dio, e la parola di Dio si chiama Gesù il Signore. Allora vogliamo dare gloria al Signore. Voglio sentirvi e eh, adoriamo il Signore che lo Spirito del Signore possa in questo momento intervenire in, nei nostri cuori per non essere distratti da niente. Gettiamo via ogni pensiero carnale e in questo momento cerchiamo di recepire e di dire Signore tu sei qui e sei qui per noi. Amen. Gloria al Signore. E allora la domanda più semplice è questa. Chi è savio e intelligente tra voi? E poi... Cosa c'entra la sapienza con l'intelligenza? Sono piccole nozioni che hanno una certa importanza. E vogliamo dire una cosa, che l'intelligenza non si misura con la cultura. Questa intelligenza menzionata nel versetto si intende per quella spirituale, certamente non umanamente comprensibile. E mi spiego un pochino meglio. Voi sapete che l'intelligenza è una dote naturale di residenza umana. A volte abbiamo trovato persone che di cultura non sanno niente, però sono molto intelligenti. Pare che il quoziente di intelligenza possa essere legato ad altri fattori. Sto parlando ovviamente dell'intelligenza in senso naturale. Tante volte abbiamo trovato invece persone di colte, ma che non hanno quel tipo di intelligenza. Abbiamo visto tante persone a volte che definiamo ignoranti nella... Nella realtà culturale, però hanno veramente, sono doti di natura, doti che il Signore ancora, dato in natura, dipenderà forse dalla realtà dei genitori, da quello che è, questo non ve lo posso dire e non lo saprebbe dire nessuno. Ma ovviamente è meglio fare questa distinzione, perché c'è anche un errore di fondo, che molti pensano che, in base alla cultura, sono più intelligente degli altri. Questo non è assolutamente vero. Amen? E allora stasera io non vi sto parlando neanche della sapienza che poi vediamo è legata alla conoscenza e è legata anche a un'intelligenza, ma vi parlo di, in senso spirituale. Perché? Perché mi viene subito un verso davanti che conoscete perfettamente. Il Dio l'ha tolto ai savi e agli intendenti e l'ha donato ai piccoli fanciulli. Eh, come faccio a dimenticare un verso di questo genere? Lo vogliamo dire a voce alta: il Dio l'ha tolto ai savi e agli intendenti e l'ha donato ai piccoli fanciulli. Allora qui ci rendiamo conto immediatamente che al di là delle nostre eh, possibilità di carattere, diciamo, di quello che è il quoziente di intelligenza di cui parlavo e al di là anche di quello che può essere una conoscenza umana, sappiamo che Dio opera in una maniera gloriosa, che lo Spirito di Dio interviene dentro di noi anche quando questi quozienti di intelligenza fossero più bassi, perché, perché abbiamo un'intelligenza spirituale che ci viene direttamente da come Dio opera e ne abbiamo una dimostrazione pratica dove e quando ricordiamo un po' chi erano i discepoli e poi sono diventati gli apostoli di Gesù Cristo erano uomini che avevano una grande cultura purtroppo fanno comparire oggi la, quella religione che una volta era ufficiale e adesso è sotto ufficiale, è sotto ufficiale. <ride> eh, si diceva sempre che per niente Pietro, chissà che ha studiato, che cosa ha fatto Pietro, Giovanni, Giacomo. Eh, noi sappiamo che erano dei pescatori, pescatori di pesci. E poi il Signore disse, io vi farò pescatori di uomini vivi. Bella questa espressione, bello. per dire, vi farò un altro... pescherete in una maniera diversa. Pescherete per la gloria di Dio, pescherete per fare meglio la volontà di Dio. Amen. E nel pescare porterete anime al Signore e porterete anime per l'avanzamento del Regno di Dio. E allora abbiamo in un certo modo stabilito questo, che appunto cultura e intelligenza sono, non è che si appartengono in maniera collegata. Ma certamente. Anche la cultura ha il suo valore, non è che io voglio disprezzare niente. Altrimenti alla fine di mi guarda storto e non andiamo bene. Eh, non voglio disprezzare né la cultura né, né la, però voglio dire solo una cosa. Tutto ciò che può essere bagaglio che io definisco in termine lo scibile umano Sapete cosa significa vero questo? cioè, questo bagaglio culturale può essere utile solo se accoppiato a un bagaglio prettamente spirituale. Mi state seguendo? Sì, e vi faccio subito un esempio immediato. Allora, prendiamo Pietro, solo uno, e ne prendiamo un altro: Paolo. Qual è stata la differenza tra Pietro e Paolo? Pietro era semplicemente un pescatore, possiamo dire anche un po' rozzo, nel senso quanto è bello ricordare che quando Gesù gli ha dato la barca per parlare, a un certo punto ha capito chi era Gesù, il maestro Gesù. Noi lo conosciamo il maestro Gesù, lo conosciamo bene, vogliamo conoscerlo sempre meglio attraverso la parola di Dio, vero? Disse, Signore di partire da me, io sono un uomo peccatore. Quello fu il momento più importante di quell'uomo che era quello che era, non era neanche tanto giovanissimo, dobbiamo dire, un uomo sposato, dove il dovette guarire anche la suocera. Eh, vedete, il Signore ama anche le suocere, ama tutti quanti. E in quell'occasione... Però vediamo la realtà di quell'uomo semplice, che onesto, sincero, che riconosceva che quel Signore che aveva davanti, quel, quel Gesù, era completamente diverso da lui, perché lui era un peccatore. Il Signore Gesù è Dio, era ed è Dio. Amen. Però ricordiamoci anche noi eravamo peccatori. Nessuno di noi può dire che non è la peccatore. Qualcuno dirà, ma lo è ancora? Ci sono molti che pensano ancora di essere peccatori. Io faccio una distinzione fra peccatori, fra il peccato e il fallo. Perché il peccato lo ritengo sempre, è anche un peccato il fallo. Ma il peccato lo vedo intenzionale. Il fallo non è intenzionale. E la parola dice che mentre lo cito mille volte, quello che citavo è sempre citato dai romani: mentre eravamo peccatori, Cristo morì per noi. Vogliamo dare gloria a Dio in questo? Vabbè. E allora io continuerò a cantare nel mio cuore: il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. E consentitemi con una bella espressione tutti insieme: che gran felicità questo appesantimento dovuto alla condizione spirituale e morale e ci porta poi a sentirci liberati, a sentirci realizzati in Cristo Gesù. E allora non siamo, noi non vogliamo essere più peccatori, saremo fallaci, ma siamo imperfetti, ma la parola di Dio ci dice anche che siamo perfettibili. Il che che significa? Che possiamo, con l'aiuto di Dio sempre, per la guida, mettendo in pratica la parola di Dio, possiamo man mano arrivare verso la perfezione. E io credo che se ci arriviamo poi il Signore ci chiama in cielo e andiamo a godere per l'eternità. Amen? Gloria al Signore. Allora continua. La Bibbia ci dà risposte che sono introvabili umanamente, come esempio la Trinità dell'uomo. Solo la Bibbia riesce a spiegarla in una certa maniera. Eh? Provate quante persone trovano questa difficoltà. Trino, ma com'è possibile? Ma la stessa realtà, la trinità di Dio: un solo Dio? Sì o no? È nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, care, quanti cercano di sprofondare, di entrare in queste argomentazioni, quanti cercano di darsi una spiegazione? Ho sempre cercato nell'umiltà, ma anche nella realtà, di dire che quello che Dio ci ha dato già sai, Siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, sì o no? Non siamo uguali a Dio, siamo a immagine e somiglianza di Dio. Amen. E Dio ci ha creati, ma abbiamo dei limiti. Cioè, non siamo all'altezza oggi di come possiamo comprendere anche questa, che noi chiamiamo il mistero, in tante cose, nella parola. C'è cioè la questione che noi ci fermiamo davanti a una realtà pratica, di sapere che siamo limitati, però sappiamo anche un'altra cosa che un giorno, quale giorno? Il giorno del Signore? Sapremo come siamo stati conosciuti. Siete d'accordo? Neanche il 50% mi ha risposto. Lo voglio ripetere. Che un giorno sapremo come siamo stati conosciuti. Dici, ma come siamo stati conosciuti? Allora è Dio che conosce noi? Dio ci conosce in maniera perfetta. Ma il Signore ci dirà anche perché ci ha scelto? Perché siamo stati scelti? E in un passo biblico che voi conoscete e troviamo nell'Evangelo di Giovanni, a capitolo, se non sbaglio, il 15, dice, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E questo, cari fratelli e care sorelle, cosa ci fa capire? Fino a un certo punto, io mi sono sempre chiesto, e tante volte, ma perché hai scelto proprio me? Me lo siete chiesto anche voi, no? Qualcuno di voi se l'ha chiesto, eh? Qualcuno di voi se l'ha potuto chiedere. Perché hai scelto me? Perché? Davanti alla sanità di Dio abbiamo visto che Pietro dice: Signore, riparti da me che sono un uomo peccatore, perché si rendeva conto della sua condizione, del suo stato. Arrivato a quel punto, credo che anche noi ci rendiamo conto che eravamo peccatori e che siamo ancora fallaci. Eh, già, eh, sapete, basta niente per sbagliare: basta un traffico particolare, uno che ti viene addosso, un'altra cosa, anche se non parli di. qualche cosa esce. E se non esce verbalmente, esce da quello che sono dei pensieri. È inutile perché dobbiamo essere onesti fino alla fine e dobbiamo dire Signore, perdonaci ogni giorno. Signore, lava il nostro, lavaci col sangue di Gesù, sapendo che il sangue di Gesù Cristo come forte il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Amen gloria al Signore. E allora continuiamo e abbiamo una mente spirituale, una mente spirituale? Ebbene, vi trovo subito un termine che dice la cosiddetta mente di Cristo. È scritto? Voi avete la mente di Cristo, ma mica abbiamo la stessa eh, materia grigia. Che cosa sta a significare? Che noi Riceviamo attraverso la guida dello Spirito Santo, riceviamo i pensieri che vengono da Cristo e i pensieri di Cristo diventano i nostri pensieri. Amen. E diventano i nostri pensieri perché realizziamo la parola di Dio e questa parola è dentro di noi. E ci ricordiamo anche un'altra cosa, che quando noi stiamo in comunione col Signore, anche se al momento dimentichiamo il passaggio biblico e le cose, lo Spirito di Dio che è dentro di noi, che ci è stato donato, che rimane in noi, ci ricorderà, ci rammemorerà quello che noi pensavamo di aver dimenticato. Cominciando dai canti. Cioè ogni tanto, vedete quanti canti antichi mi arrivano, quelli del dinario. Arrivano a me, arrivano anche a voi. Amen. Diamo gloria al Signore anche per questo. Alleluia. E allora, dobbiamo dire, come dicevo prima, che... La mente di Cristo essa partorisce un'intelligenza spirituale. Gesù dichiara che il Padre, come ho detto prima, ha nascosto tutte queste cose ai gli intendenti, ma le ha rivelate ai piccoli fanciulli, una ripetizione. Il problema fondamentale dell'umanità è proprio la mancanza di quella sapienza che discende dall'alto. È vero? Cioè, facciamo subito la distinzione quello che pensiamo di esserne sapienti, e quello che invece riceviamo da parte di Dio. In sintesi, la sapienza che scende dall'alto, detta in maniera povera, in maniera pratica, sta a significare e è collegata a quella conoscenza, a quell'intervento che Dio fa direttamente nella vita di ognuno di noi in funzione del nostro desiderio di fare meglio la sua volontà. Vorrei che ripeteste queste parole per fare meglio la sua... No. Dice, ma allora perché ci fai ripetere? Perché ha bisogno che voi fermiate questi pensieri dentro il vostro spirito, se preferite cuore, che non è il muscolo. Il cuore nel senso spirituale è lo spirito, perché l'uomo è stato fatto, corpo, anima e spirito, cosa che il mondo non lo riconosce, per il mondo spirito e anima è la stessa cosa, non è la stessa cosa perché, perché l'anima che pecca, quella morrà se pecca, ma lo spirito è quella vocina, è quella particolare, particolare manifestazione, è particolare cosa che Dio ha dato soltanto all'essere umano, le altre creature non ce l'hanno. Perché le altre creature non sono state fatte a immagine e somiglianza di Dio. Siete d'accordo? Sì. Alleluia! La risposta alla domanda, chi è savio tra di voi, non può essere data a parole, ma con la propria testimonianza. E lo dicono i versi successivi. E ascoltateli bene. È il verso 14 e il verso 15 del passaggio biblico di Giacomo, che io poc'anzi vi ho letto. Io penso che questa parte deve essere solo spiegata, ma non appartiene a voi che siamo, è a noi che siamo figli di Dio. O meglio, eravamo peccatori, ma oggi siamo chiamati figli di Dio. È eh, proprio in quel famoso passaggio biblico che io riporto spesso, che è in Giovanni capitolo 15, Vangelo di Giovanni 15 a 17, troviamo questi insegnamenti in maniera molto... Pratici, è vero? È eh? gloria al Signore, che Dio ci ha fatti, ci ha chiamati figli. Siamo figli di Dio? Lo siamo? Amen. Siamo sicuri di esserlo? Amen. E non lo siamo per le nostre qualità particolari. Lo siamo perché il Signore ci ha dato grazia. Il Signore noi impieghiamo: Signore chiamiamo Dio, il Signore chiamiamo Gesù. Amen. Noi chiamiamo lo Spirito Santo, Signore perché anche se è Dio, lo Spirito Santo, è colui che viene definito in maniera più varia. Amen. Sappiamo che lo Spirito Santo ha diverse nomenclature. Gloria al Signore. E non voglio entrare in profondità, altrimenti non avrei il tempo di poterlo dedicare nella maniera più pratica come intendo farlo questa sera. Il primo atto della vera sapienza, sapete che cos'è? l'umiltà. E poi dovremmo chiederci, o meglio domandarci cosa significa essere mansueti? Chi è il mansueto? E allora parliamo per la prima cosa dell'umiltà. E vi do un verso immediato così. L'umiltà va davanti alla gloria di Dio. Vogliamo dirlo insieme? L'umiltà va davanti alla gloria di Dio. Non confondete l'umiltà con l'umidità. Sono due cose completamente diverse. Amen? L'umiltà parla davanti alla gloria di Dio perché? Ma l'umiltà di Gesù è un esempio meraviglioso, vero? È il mansueto e umile di cuore. Ecco perché poi colleghiamo anche la parola mansueto. Qui posso aggiungere qualche cosa circa la mansuetudine, perché portando qualche esempio, qualcuno mi ha specificato meglio qualcosa nell'ultimo incontro che ho avuto a Modena, gloria al Signore. Allora dovremmo domandarci chi è che significa, chi è il mansueto? Allora, c'è un esempio, è un esempio molto eh, semplice e anche pratico, e ci viene da quello che consideriamo un animale, una bestia umile è come quel che dovrebbe essere l'agnello, la pecora, no? L'agnello è quello più piccolino, poi diventa la pecora e dovremmo chiederci perché? Perché è umile e mansueto questo animale? Qual è la ragione? Allora abbiamo una risposta facile. Perché non fa male a nessuno. È vero? Non ha istinti cattivi. E Gesù stesso viene paragonato ad essa. Allora, ricordando una testimonianza di un servitore di Dio che in questo frangente può essere famoso, non vi dico il nome, non voglio assolutamente dirvelo. Ha avuto a che fare con le pecore. E io oggi posso darvi una risposta che mi pareva strana. Deve sta ridendo Michele che affianca a me e ha sentito. Cioè, Trovai questo servitore, un pastore, che disse vicino a me, questo aveva questo gesto, la pecora è cattiva, malvagia Io rimanevo quasi paralizzato, Dico, ma io ho sempre saputo che la pecora e mansueta, non fumava nessuno, non, non ho visto mai una pecora che ti piglia calci. È vero o no? L'avete mai visto voi? Anzi, tanti anni fa devo aggiungervi. Che bella cosa ci fu tanti anni fa. Un fratello mi regalò un agnellino. Fu una, un gesto talmente bello che è rimasto nel mio cuore. Ed è un fratello che non sta più in mezzo di noi, una famiglia che si è trasferita, eccetera. Nel momento che pastoravamo, o meglio, ero pastore di un'unica chiesa all'epoca, non c'erano ancora le chiese che sono nate dai discepoli, a un certo punto. Fece un gesto così bello, mi portò un agnellino, ma quanto era bello. Cosa. E, quando l'accolsi, mi sentii commosso, fu una commozione interiore, vedendo que, que, questo animaluccio così bello, tranquillo, eccetera, eccetera, E poi mi chiedeva, ma la pecora? è cattiva? Allora c'è stato un fratello che, neanche a fare apposta, conoscevo quel pastore e conosceva la cosa, che mi ha spiegato che la pecora di cui parlava quel pastore aveva avuto un attacco da un particolare insetto che colpiva alla mente. E questo particolare insetto ha portato, portava che non era più la pecora, ma agiva con la ribellione. Eh. Ma questo mi ha aiutato a pensare a qualche altra cosa. Mi ha portato a pensare che rassomiglia molto alle pecore dell'ovile del Signore, che se non hanno qualche insetto particolare, eh, portano alla ribellione, alla presunzione, a al certe condizioni. Per cui non sono più quelle pecore, diventano un pochettino come i lupi. Voi non siete così, noi non siamo così, diamo gloria a Dio. A Gesù viene definito l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Amen. E allora è un esempio pratico di quello che vi sto dicendo in maniera. Quindi se ci sono delle anomalie, ma sappiamo anche un'altra cosa, che nel regno del Signore il Signore prenderà le pecore da una parte e le capre dall'altra. Qual è la differenza? La pecora non ha le corna. La capretta eh, sembra più intelligente, ma più, è più reazionaria. Provate a fare qualcosa e vedete come vi infilza. Eh? Allora, il del Signore come è, se è di pecore o di capre e caprette. Amen. Beh, vogliamo dare gloria a Dio anche in questo. Allora il, il mansueto o la mansueta, chi è? Una persona docile. Da non confondere con la persona calma, anche qui c'è una, una, una differenza. La persona tranquilla, perché potrebbe essere solo apparente la cosa. A volte avete trovato c'è qualcuno che sembra calmo, calmo. Perché ci sono tante che possono dimostrare e poi alla fine... Non è proprio questa la realtà, non sono mansueti, eh, gloria al Signore, eh, perché essa potrebbe sembrare calma, tranquilla, ma potrebbe invece avere dei pensieri violenti e anche attimi di violenza, eh. Quante volte abbiamo, e eh, vediamo nel mondo tutto questo, no? Ma che le pare una persona così brava? Ma che è successo? Vedete, andate sui telegiornali, andate a vedere le croniche nere, ma come? La persona così calma ha ammazzato la moglie e i figli. La persona per bene, tranquilla. Questo sta a dimostrare che non vi sto dicendo delle cose teoriche, ma in realtà è la verità, è la pratica. Gloria al Signore. Invece è tutto l'opposto. Che anche eravamo nervosi, molte volte eravamo persone che in un certo qual modo reagivano. Il Signore ci ha calmati, ci ha tranquillizzati ci ha resi mansueti, che il Signore continui a renderci mansueti e umidi di cuore. Vogliamo dire la voce alta? Mansueti ed umidi di cuore. Amen. Gloria al Signore. E a questo punto abbiamo parlato in questo senso, ma veniamo un pochettino più al dunque. Cos'è la sapienza? Consentimi di esprimere una mia personale definizione. Pur sentendovi liberi di condividerlo o meno, siete padroni? Non vi costa niente. Se vi piace bene, se non vi piace, è la stessa cosa. Io ho dato una mia definizione tanti anni fa, e parlare di sapienza dico che essa è l'attuazione pratica della conoscenza che Dio ci ha donato e ci dona mediante la Sua parola. Se vi piace, tenetela. Ve la ripeto, ve la ripeto perché. Io la ritengo fondamentale. È l'attuazione. Allora, che cos'è la sapienza? Sto parlando però di sapienza spirituale. Non sto parlando della presunta sapienza. Perché a me quelli che hanno la barba fino a giù e si dicono sapienti non ci credo per niente. Posso capire che hanno un bagaglio di conoscenza, ma poi alla fine si perdono in, in niente. Quante ne ho conosciute nella mia vita? E consentitemi, grazie al Signore ho avuto una vita abbastanza lunga, ce l'ho ancora, fino a stasera ce l'ho ancora. E ne ho visti tanti, che sembra che sanno tutto loro, sanno tutto quello che è, poi alla fine andate a vedere, si perdono nel cosiddetto bicchiere d'acqua. Gloria al Signore. E allora, questa è la mia definizione, è l'attuazione pratica. Della conoscenza che Dio ci ha donato, quindi sapienza spirituale, e ci dona mediante la sua parola. C'è un verso in Osea, capitolo 4, verso 6, che voi conoscete anche questa memoria, che dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché tu hai sdegnato la conoscenza. Anch'io sdegnerò di averti per sacerdote, già cioè che tu hai dimenticato la legge del tuo Dio. Anch'io dimenticherò i tuoi figliuoli. È una dichiarazione molto forte. Beh, appartiene all'antico patto, al popolo di Israele. E eh, gloria al Signore. L'essere umano ha avuto il privilegio sulle altre creature di nascere per essere in grado di poter conoscere, ma tante volte e troppo spesso, l'uomo cerca la conoscenza in direzioni sbagliate. Come la magia, la stregoneria. E altri tipi di conoscenza che non fanno bene a nessuno, anzi fanno del male, Amen. L'esempio più antico ce l'abbiamo e come di una ricerca errata di conoscenza, fu la tentazione di Adamo ed Eva, i quali prima Eva, ovviamente, poi Adamo, i quali sedotti dal maligno, peccarono proprio per il desiderio e la volontà di poter conoscere di più, perché quale fu in effetti l'arma di del maligno, di Lucifero, ex Lucifero che è diventato Satana era Lucifero. È diventato Satana l'avversario non è l'angelo di luce. Mangiate di questo frutto, voi avrete più conoscenza e che bella conoscenza. Eh, era medico non no, così, anche noi non avevamo tante sofferenze che sono state prodotte da questa opera diabolica che l'uomo può essere ha perso in parte tutto quello che ancora Dio gli aveva dato, il primo Adamo ci ha portato nel peccato, però grazie a Dio, il secondo Adamo, che Cristo Gesù ci ha riportato e ci riporta nella luce. Diamo gloria al Signore. Amen. Alleluia. La conoscenza per ogni essere umano è indispensabile, ma senza la sapienza non servirebbe a nulla. Stiamo parlando ovviamente di una conoscenza umana che, se rimane solo conoscenza umana, non ci sarà sapienza che scende dall'alto. Può essere molto esperto, io posso parlarvi di tutto quello che volete: ci sono tanti argomenti, ci sono tanti professori, ci sono tante cose. Gesù non è il professore, Gesù si è fatto chiamare il maestro per quella ragione che ho detto all'inizio. Amen. Anche il nostro cantico molto bello, il mio maestro Gesù o il mio maestro è Gesù. Alleluia! Gloria al Signore! E allora è importante capire che anche spiritualmente, nel momento che abbiamo conoscenza, se vogliamo la sapienza dobbiamo chiederla a Dio. C'è scritto così chiaramente nella scrittura, chi manca di sapienza la chieda a Dio. E io credo che questo ci serve. Perché? Quella sapienza ci serve per che cosa? Per fare meglio la volontà di Dio. Per non farci tante domande inutili. Quante volte parliamo con persone? Perché questo? perché quello? E perché quell'altro? E, que... e dobbiamo ricordare un vecchio detto, il libro di il perché andò a mare e si perdé, Stasera proprio noi stiamo venendo una vena di antichità. Alleluia! Amen. Amen? Gloria al Signore. Eh? Quindi la conoscenza deve essere applicata a quella sapienza e quando ci manca la sapienza la chiediamo a Dio che ce la dà, che ce la concede. Ce la dà? Amen. Ne siamo sicuri? Amen. Sempre che non vogliamo apparire superiori agli altri. Attenzione al peccato di presunzione. Facciamo molta attenzione. Perché la mente umana molte volte anche involontariamente ci fa essere presuntuoso. Io capisco, io so tutto, io capisco. Quando dice 'Io capisco' è il momento che non abbiamo capito niente. Perché il cristiano vero, che vive della parola di Dio, non sarà mai che dirà 'Io so, io conosco, io faccio'. Dirà sempre: Signore, aiutami a conoscere meglio. Signore, aiutami a fare meglio. Signore, voglio fare meglio la tua volontà. Non mi è piaciuto l'amenna. Non mi è piaciuto ancora. Amen. Alleluia. Adesso sì. Gloria al Signore. La parola di Dio ci parla di una sapienza celeste, anche questo colore com'è bello, celeste. Eh? Allora, è una sapienza celeste. Perché celeste? È il colore che noi immaginiamo nella gloria di Dio. Il celeste, non è azzurro. Il mare è azzurro, ma il mare è mondo è pitturato eh? anche se in natura il Signore l'ha creato così bello poi ce l'hanno messa tanta roba tanta sporcizia dentro al mondo ma in cielo anche la realtà sopra di noi è purificata dai raggi, dalle cose l'opera di Dio viene purificata è non è azzurra, è celeste eh? Amen e noi siamo celestiali o meglio, dobbiamo essere celestiali vero? Gloria a Dio, che ci viene dalla conoscenza di Dio, soprattutto mediante la sua parola. Tutti gli esseri umani siamo imperfetti, l'ho detto prima, ma è volontà di Dio e dalla nostra conoscenza biblica e spirituale studiarci di essere perfettibili. Vogliamo dirlo? Perfettibili, cioè di camminare, di andare avanti mediante la guida del Signore, mediante l'applicazione pratica in noi stessi della... Parola di Dio, dobbiamo fare in modo che andiamo verso la perfezione. Eh? La perfezione viene attraverso la santificazione e la santificazione naturalmente ci porta alla consacrazione. Eh? E non voglio andare oltre perché avremo da entrare in altri approfondimenti che faremo poi al momento opportuno. Invece c'è la disavedutezza, altresì è e rimane una componente umana negativa che si oppone alla divina conoscenza e ne sappiamo tante dagli esempi fra i personaggi biblici più noti. Voglio citarvi solo qualcuno. Eh? Il re Davide, che in alcuni casi è stato disavveduto, il sacerdote Eli, sommo sacerdote Eli, che fu un imperdonabile disavveduto. Ho usato l'espressione imperdonabile, perché? È un sommo sacerdote che conosce tutto, che ha avuto conoscenza, che Dio gli dà anche la gioia di vedere miracoli. E lui ha visto dei miracoli. Ha visto la, moglie, la mamma di Samuele, che mentre pregava con una, senza parlare l'aveva presa per una ubriacona, e poi vede che il Signore invece opera, ha operato all'epoca, e ne è uscito fuori Samuele e anche qualche altro frutto che Dio gli ha dato, è arrivato a un certo punto, Vediamo che si perde perché i figli si comportarono male, diede troppo spazio ai figli. Sappiamo separare gli affetti dalla volontà di Dio, fratelli. Non vale la pena perdere l'anima nostra, neanche per un figlio. Amiamo i figli. I figli, dice un termine napoletano, sono pezzi di cuore, ma solo pezzi di cuore. Non tutto il nostro cuore. Ricordiamo una cosa: la prima cosa è quella di onorare Dio, di sforzarci a fare la Sua volontà, di pregare per i nostri figli, di intercedere per i nostri figli, ma non perdere la grazia del Signore per chiunque, che sia figlio o non figlia. Amén. Man manca ma convinto, sai? Se non fate quello che sto citandovi. Non possiamo piacere al Signore. E non ci aspettiamo che il Signore continui a benedirci in questa maniera se noi abbiamo le nostre debolezze, troppe debolezze. Quando siamo deboli siamo forti se il Signore è con noi. Perché se il Signore è con noi, se il Signore è con noi, amen, gloria al nome del Signore. Essere in grado di conoscere e memorizzare tutta la Bibbia a memoria non ci rende saggi, ma praticando gli insegnamenti da essa ricevuto è saggezza che viene dall'alto. La cultura biblica è utile, ma è un accessorio. Tutta la Bibbia a memoria non ci rende saggi, ma praticando, abbiamo detto, gli insegnamenti ricevuti, la saggezza viene dall'alto. Ma come la Bibbia non, non, non abbiamo a livello qua, abbiamo uno può conoscere la Bibbia come vuole, la legge non ci capisce niente. E quanta gente non ci capisce niente? Perché la parola di Dio ci viene rivelata. La parola di Dio è stata ispirata, altresì la parola di Dio ci viene rivelata. Amen. Gloria al Signore. E quindi nei passaggi biblici precedenti l'Apostolo Giacomo menziona altri due termini, l'invidia e la gelosia. Io ho davanti degli studietti a riguardo proprio dell'invidia e della gelosia, ma non ne parlerò ne solo tanto sinteticamente a conclusione quasi di questo insegnamento. La gelosia è comune ad ogni essere umano, esiste anche una santa gelosia, ma ogni eccesso è sempre difetto. Una realtà infernale invece è lo spirito di gelosia e allora lo spirito di gelosia, bisogna fare attenzione a ciò. Perché esso entra a far pian piano sino a renderci schiavi di essa, e anche Dio è geloso, ovviamente nei limiti dell'amore, cioè legittimo. Ma lo spirito di gelosia può avere un altro nome: si chiama invidia, si chiama invidia, certamente anche per gelosia, a volte si commettono delle cose gravissime. E non è quella gelosia che noi stiamo parlando. La gelosia di Dio qual è? Dio ci ama tanto, ma anche il pizzico di gelosia che può essere fare un marito e una moglie, fra un fidanzato e una fidanzata, è bello, significa che ami la persona, ma se diventa qualcosa di eccesso e in eccesso cosa avviene? È una tragedia, la persona è o capace di fare qualsiasi cattiva azione e questa non è più quella gelosia di cui stiamo parlando, ma si trasforma. In quel sentimento brutto che schiavizza, che mette in condizione le persone di fare le cose più disoneste, più atroci, e viene dal diavolo. Come vedete, il diavolo cerca sempre di imitare Dio, ma è un pessimo imitatore. È vero o no? Ricordate questo: il diavolo non vuol bene a nessuno. Anche gli strumenti che lui adopera non li ama. Non conosce che cos'è l'amore. Lui conosce l'odio. Eh? Siamo d'accordo? E quindi sulla gelosia invece c'è una santa gelosia, una bella gelosia. Si può essere geloso anche in chiesa. Gelosi però fino a un certo punto. Senza eccessi. Com'è bello. Fratello, come state? a è benedetto. Il Signore continua a benedetto. Signore, dallo anche a me un pochettino. L'invidia invece è desiderare le cose degli altri, desiderare di essere ciò che in realtà non si è. Questo è un sentimento ingiustificabile spiritualmente, è diabolico. Ecco che interviene la vera sapienza. Bisogna debellare ogni pensiero di invidia, perché arriva, ma nel momento che tu stai provando invidia, devi bloccare sul Signore: aiutami, sangue prezioso di Gesù, intervieni, intervieni nella mia vita. Signore, che non ci sia questo. E allora Dio calma ogni cosa e trasforma ogni cosa, eh? perché la santità di Dio si manifesta dentro di noi. Amen. È un'arma sottile del maligno l'invidia, radice di contese umane e non solo, come dicevo anche nella Chiesa. Mai misurarci con gli altri, questo distrugge la comunione fraterna. Siamo tutti soggetti a ciò. Per questo bisogna stare molto attenti, è brutto dirlo, e questo fratello non fa niente, e la sorella. Questa, questa forma di... non è da parte di Dio, viene dal maligno, viene dal diavolo. No, voglio sentire un amen più... Siamo d'accordo? Attenzione, fratelli miei, sorelle care. Abbiamo detto, la sapienza invece ci accresce spiritualmente, la sapienza che scende dall'alto. Essa viene da Dio. Se mettiamo in pratica questi semplici insegnamenti, allora vedremo vittoria nelle nostre vite, nelle nostre case. Certamente i guai vengono da una mancanza di conoscenza e da una mancata applicazione della conoscenza celeste e quindi dove non c'è questo non c'è nemmeno sapienza il Signore non ce la può dare c'è il desiderio di una vera conoscenza la sapienza che viene dall'alto è sempre una diretta meravigliosa conseguenza della vera conoscenza che viene da Dio la gelosia e l'invidia li riprenderemo e li approfondiremo in un successivo ammallestamento e Dio vi benedica